Accanto a me Antonino Burgio dell'Associazione Pro Boccarena, sezione giovanile. Questa situazione di cui stiamo parlando oggi in Consiglio Comunale, quindi il problema del depuratore, vi tocca a voi in prima persona perché abitate appunto lì nel luogo in cui si sentono questi cattivi odori. Qual è quindi la soluzione secondo te che emerge da questo Consiglio Comunale? Cosa ne pensi? Ma tocca soprattutto coloro che abitano a Boccarena. Io questa sera sono qui e posso assicurare che non stanno dando nessuna delle risposte, anzi stanno creando delle confusioni secondo me allucinanti. Io credo di venire qua stasera era per appunto capire il problema qual era, o meglio dire come si può risolvere il problema, perché stare lì a dire la colpa è mia, la colpa è tua, la colpa è di altri, cioè è assurdo. Bisogna risolvere il problema. A Boccarena, ai cittadini di Boccarena interessa che questa puzza scompaia. Come si fa o come non si fa? Non sta a noi cittadini capirlo, ma sta a chi ci rappresenta. E io penso, oppure a qualche esperto che è competente in materia, cioè di risolvere questi problemi, perché non ne possiamo più di sentire fesserie una persona all'altra. Cioè è assurdo secondo noi, secondo me, venire qua e ascoltare queste sciocchezze. Il problema secondo noi si deve risolvere e io non permetto a nessuno di fare delle discussioni obsolete su un problema che deve essere risolto. Si devono fare delle critiche costruttive, perché è assurdo che ancora io senta delle critiche che distruggono l'operato di chi deve lavorare. Dobbiamo fare delle critiche costruttive, perché io sentire delle lagne, delle critiche assurde di chi parla senza che ne ha il titolo, di chi grida, io sono stufo. I cittadini di Boccarena sono stufi. Bisogna che qualcuno si prenda la responsabilità e risolva il problema. Noi non facciamo delle critiche distruttive, noi facciamo delle critiche costruttive per cercare di risolvere il problema. Noi possiamo più. Boccarena è statura, Boccarena in questo momento ne ha tanti problemi, ma questo sta affliggendo sia Boccarena che anche i cittadini. Quindi io vi prego, le emittenti, ma anche chi scrive, di non fare appunto, di dire delle sciocchezze. Noi vogliamo delle critiche costruttive, vogliamo che questo problema venga risolto, non fare dei discorsi senza senso e senza un filo conduttore. La domanda del giorno oggi è proprio quella del fatto che, mancando l'autorizzazione, era il caso di aprire oppure no? Cosa ne pensi? Io penso assolutamente no. Qualcuno, chi doveva intervenire, poteva anche intervenire facendo che si carico di questa cosa, di non fare partire questa macchina che depura queste acque. Non la facciamo partire se non è in condizione di partire. Ma penso che dopo queste autorizzazioni siano comparse. Ma a noi a Boccarena non interessa che se queste autorizzazioni fantomatiche c'erano o non c'erano. Ai cittadini interessa che questo depuratore è stato messo in funzione per depurare le acque, è stato messo in condizione del fatto che questo depuratore venga messo in condizione di lavorare in maniera sicura, non che noi dobbiamo sentire la puzza. Io ho una sola domanda da fare a chi di competenza, a chi ha titolo e modo di parlare: quando finirà questo schifo? Quando noi potremmo dire basta, non ne possiamo più, è finito? Ancora noi non possiamo dire. Io mi vergogno di abitare in un quartiere dove c'è uno schifo totale, però io non lo dico perché io ci abito, ci sono nato, sono felice di abitare a Boccarena, però in queste condizioni, che non potrei aprire una finestra, che non si può nemmeno respirare. Questo io lo dico, lo so, però non faccio delle critiche distruttive. Ah, ma è colpa di Sempronio, è colpa di Caio. Noi vogliamo che il problema si risolva. O meglio dire, qualcuno si svegli e dica chiudiamo o aggiustiamo. Si deve aprire quest'altra vasca che dà possibilità affinché questo problema si risolva. Bene, che lo facciano, perché i cittadini sono stufi.